Cresce l'attesa per il nuovo allenatore del Pescara. In tal senso sono in ascesa le quotazioni di Zdenek Zeman, che potrebbe tornare per la terza volta sulla panchina biancazzurra. Una scelta del DS in pectore Daniele Dell'Icarri, che in passato ha lavorato e vinto un campionato di B col Boemo, era il Pescara delle Meraviglie 2011-2012. Una scelta che potrebbe dipendere anche dalla volontà del gruppo di imprenditori, che a breve acquisirà una fetta del capitale sociale del club. Zeman è in vantaggio sugli altri candidati accostati al Delfino, ma che in questa settimana, e almeno fino a stamani, non avevano avuto ulteriori contatti coi dirigenti biancazzurri Bruno Caneo e Alberto Colombo, che erano stati sentiti la scorsa settimana. Con Caneo era stato fissato anche un incontro, poi disdetto. Federico Guidi è stato visto la sera prima dell'incontro decisivo che lo ha portato alla firma con la Roma Primavera. Indietro, ma non ancora da escludere, la pista Mirko Cudini. La situazione di Zeman è davvero particolare, quasi paradossale. Una parte della tifoseria adora il Boemo, una parte no. Eloquente lo striscione della curva dello scorso weekend che ha accomunato Zeman a Dell'Icarri e Sebastiani. Non solo, il presidente più di una volta in maniera esplicita ha dichiarato che per lui il ritorno del tecnico di Praga è un no secco, legato agli strascichi dell'esonero del 2018, preceduto e seguito da grosse tensioni tra allenatore e massimo dirigente. Dopo quello che è successo negli ultimi anni a Pescara, con risultati scadenti e 8 allenatori avvicendati, è proprio Zeman la scelta migliore? Se, come sembra, è lui il prescelto, a Dell'Icarri, cui Sebastiani dice di aver conferito mandato in pieno sulle scelte tecniche, toccherà fare un importante lavoro di mediazione. Non tanto ora, dove tra qualche sorriso di circostanza la stagione sarà agli inizi, quanto al momento del calcio giocato. Cosa accadrà alle prime difficoltà? Altra domanda lecita, e poi la scelta migliore è riportare per la terza volta Zeman in una piazza dove si sono registrati spesso dei ritorni importanti, ma il rendimento è stato spesso al di sotto delle precedenti parentesi? Basti pensare a Massimo Oddo, Luciano Zauri, Antonio Balzano, Lejen Memushai, Riccardo Maniero. Intanto si attendono le ufficialità anche sul fronte societario, con la deadline fissata da Sebastiani a metà del mese. Lo stesso massimo dirigente detiene il 69,5% del capitale sociale, gli annascoli tramite Civmav e Mesa sono al 10%, e manterrebbe la maggioranza relativa del club qualora cedesse fino al 34% delle proprie azioni. Subito dopo ci sarà l'ufficializzazione di Daniele Dell'Icarri.